Agosto con Stefano. Curiosità sul mondo di Emporio dello Scooter. Buonasera a tutti, oggi episodio speciale per gli appassionati del tuning della Vespa. Nel video di oggi parleremo di un motore di un nostro cliente che ci ha dato fiducia, Giuseppe di Lamezia Terme, che per la sua Vespa T5 utilizzo pista ha deciso di mettere su una scatola il suo motore originale e fare una preparazione con il marchio da lui preferito, ovvero Pinasco. La configurazione scelta è stata, inizialmente si era partiti per un 260, poi per un insieme di motivi la scelta è caduta nel carter a valvola con un cilindro in corsa lunga per una cilindrata totale di 225. Il motore è stato configurato vite per vite, pezzo per pezzo, tutto quello che serve, proprio per non dover utilizzare alcun pezzo di ricambio del vecchio motore. E adesso iniziamo con lo show di tutti i prodotti. Ed ecco qui tutto il necessario per poter chiudere un motore pronto all'utilizzo. Vi ricordo che le configurazioni di un motore di questo tipo, o come in un altro paio di occasioni in cui sono stati fatti dei video nel nostro canale, sono configurazioni frutto di una mia considerazione personale e possono avere delle varianti che nella maggior parte dei casi sono dettate più per un discorso di simpatia di un prodotto rispetto a un altro. Faccio un esempio: la marmita che noi adesso andremo a vedere è stata messa, una marmita di quelle cosiddette a padella, per far sembrare il motore più simile a quello originale. Certo, andando a montare delle marmitte più complesse, con più curve, con tutto, sicuramente il motore potrebbe rendere meglio agli alti, meglio ai bassi. Qui con Giuseppe è stato fatto questo tipo di considerazione e quindi siamo andati per quella. Comunque, detto questo, iniziamo un attimino ad aprire le scatole e a fare una presentazione un attimino dei prodotti e spiegarvi il perché, ad esempio, abbiamo scelto un carburatore, un cambio al posto di un altro. Partiamo con i carter motore Pinasco versione a valvola. Vi ricordo che sul catalogo Pinasco potete trovare anche la versione di carter con il lamellare, dove ci montate un carburatore non più da Vespa ma impronta motociclistica, ad esempio un 28, un 30 o chi più ne ha più ne metta. Però ricordo anche che con questa tipologia di carter che adesso vi faccio vedere potete comunque optare per il cilindro VTR sempre di Pinasco, dove ha l'aspirazione lamellare diretta al cilindro. Diciamo che queste due ultime soluzioni che vi ho accennato da parte mia sono state scartate perché diventava un motore molto molto più spinto, richiedeva una manutenzione più ravvicinata, cosa che Giuseppe, discutendo, ne ha scartato. I carter arrivano completi di sealing block anteriori e sealing block posteriore e boccola, molto importante ricordarsi che è una M10, quindi come tutti gli ammortizzatori nuovi in commercio, però se avete un motore vecchio tipo dovete cambiare il perno. A completare il kit qui troviamo la piastra per montarla, per tappare il foro del motorino di avviamento, perché ricordo che questo tipo di carter è di derivazione PX, ultimi modelli hanno la predisposizione per il motorino di avviamento e volendo anche il discorso del miscelatore prigionieri. E qui a completare il resto del kit, dove troviamo i prigionieri del cilindro, il paraolio di metallo, perché su questi carter ci monta paraolio di metallo, mi raccomando, guarnizione per selettore delle marce e guarnizione base carburatore, questo particolare che è dove scorre lo stelo degli ingranaggi del cambio, molto importante, questo è difficile anche recuperarlo dal vecchio carter, tamponi messa in moto. E qui troviamo
questa minuteria, che sono la caratteristica del carter Pinasco, dove il cuscinetto non è più bloccato da un sedger ma è bloccato da queste piastrine, il che permettono la regolazione del cuscinetto nella sua sede. Ora passiamo allo scarico. Eccolo qui, questo scarico sicuramente l'avete già visto, lo scarico in commercio già da diversi anni da Pinasco, valida alternativa all'originale. Una volta montato il design sembra la normale marmitta, però tutti questi coni, questa curva è il segreto dell'aumento delle prestazioni. È uno scarico che dà il meglio delle performance, così possiamo dire, dai bassi ai medio alti, diciamo. Agli alti perde un pochino rispetto a quelle marmitte serpentone, che però, ripeto, sono l'esatto contrario della resa di questo. Inoltre il rumore del motore con questo scarico è molto più contenuto rispetto a quegli scarichi più sportivi. Lo scarico Pinasco viene fornito con due molle, una di ricambio, per poter fissare lo scarico ad una piastrina fissata da una vite di un prigioniero. È fatto per dargli un punto di attacco in più. Sono sincero, sono più i clienti che so che non la mettono che quelli che la mettono, però male non gli fa, quindi vi consiglio, perdete un attimo di tempo a fare questa predisposizione, che è molto molto valida. Proseguiamo con i pezzi grossi del kit e andiamo al gruppo termico. Ed eccolo qui, gruppo termico Pinasco 225, alluminio, candela centrale, fissaggio della testa ad 8 punti, pistone bifascia. Questo, diciamo, è il massimo che si può avere per un cilindro facsimile all'originale. Qui abbiamo tutta l'esperienza di Pinasco negli anni di produzione di cilindri raccolti dentro questo kit. Lo stesso kit lo trovate anche con corsa standard, la 57, quindi quella che monta in origine la Vespa 200, però nel caso venga aperto il motore e si è in previsione di fare anche l'albero motore, la spesa non è eccessivamente maggiore per trasformare tutto in 2,25. Voi mi direte, ma allora perché non lo fanno tutti? Diciamo che c'è una piccola nota negativa a mio avviso. Quando si fa un motore del genere, ok che adesso kit in corsa 60 li hanno praticamente ogni azienda che produce cilindri. In passato il problema era, c'era solo Pinasco che faceva il corsa 60, se avevi un problema di grippaggio e avevi bisogno di un cilindro veloce, eri un po' costretto ad andare su quel tipo di cilindro che magari era difficilmente reperibile nel mercato. Adesso questa cosa è un attimino dimenticata perché ogni casa produttrice, anche concorrente di Pinasco, a catalogo ha i kit in corsa 60, quindi potete montare un qualunque kit di qualunque marca qualora siate in emergenza e correre subito con il veicolo. Andiamo avanti con il prodotto che va a completare il corsa 60, quindi l'albero motore, ovviamente in questo caso dedicato Pinasco per i suoi carter, per il suo cilindro. Ed eccolo qui, questo è un albero già trattato in precedenti video. Vedo che ha un aggiornamento della biella, approfondirò il discorso. È diverso a un albero simile che ho preso qualche anno fa. Penso sia un discorso costruttivo di biella che ha probabilmente una fornitura diversa. Comunque è un albero, come dicevo prima, anticipato, corsa 60, e la cosa fondamentale è che questo albero, più che adattarsi perfettamente al cilindro, perché basta che sia in corsa 60, si adatta perfettamente ai carter motore. Qui devo dare una piccola nota tecnica, che i carter motore Pinasco la valvola un pochino più larga rispetto a quelli della concorrenza, e l'albero motore ha la spalletta un pochino più larga, il che la fa chiudere perfettamente. Se voi montate, ad esempio, un albero di un'altra marca, vi troverete che la valvola non viene perfettamente chiusa, si parla veramente di un millimetro, però il consiglio che vi do è carter Pinasco, albero Pinasco, poi fate tutto quello che volete. Adesso andiamo avanti con un po' di minuteria, così facciamo un po' di ordine, e poi ci resta il discorso cambio e accensione, che anche lì ci sono due cosine da parlare. Qui abbiamo il tamburo, rondelle varie di spallamento per la chiusura della frizione,
Qui abbiamo stelo crociera cambio, perno del multiplo, coperchio selettore marce, ovviamente una candela in gradazione 8-9, quella consigliata da Pinasco, leva comando frizione, il kit dadino e sicura della mozzo posteriore, molla comando camma freno posteriore con tutto il kit camma, la molla di azionamento della leva della frizione, i paraoli a completare quello già dato in dotazione di Pinasco, quindi il paraolio ruota posteriore, quello che dopo va qui, e il paraolio lato volano. Altra minuteria, la molla di avviamento, quella che fa sì che il settore di avviamento, che è questo qui, torni su quando si mette in moto. La guarnizione della scatola carburatore, che è questa qui, che fortunatamente ancora si trovano, ma sono veramente difficili da reperire. L'ingranaggio della messa in moto, qui abbiamo dei sedger vari, qui abbiamo un componente molto importante che è il raschio olio, che non è fornito sul carter, però è quello che porta lubrificazione alla frizione ed è un componente molto molto importante. Questo non bisogna dimenticarsi di metterlo, perché ho sentito qualcuno che dice ma non cambia niente, no cambia, fidati. Andiamo a completare il discorso con la molla di ritorno dell'ingranaggio della messa in moto. Qui abbiamo la chiocciola che va a mettersi qui. Ovviamente questi carter, come dicevo prima, sono quelli con predisposizione dell'avviamento elettrico e quindi ci vuole la chiocciola per i modelli con avviamento elettrico. Qui abbiamo il carburatore da 26, abbiamo delle ganasce posteriori new frame, quelli con i tagli. A completare l'alimentazione, un filtro dell'aria tipo originale, selettore delle marce, ovviamente 4 marce, gli aghini del multiplo del cambio. Qui abbiamo questo particolare che è quello che permette il fissaggio della cuffia del cilindro al prigioniero. Cuffia cilindro ovviamente 200, quadruplo cambio 12, 13, 17, 21, quello originale PX, a cui verrà sostituita la corona parastrappi con una che poi vi mostrerò. Cambio tipo originale 57, 42, 38, 35, a cui poi sostituiremo lo stelo, perché questo non mi piace, con quello tipo originale. Qui abbiamo un po' di minuteria varia, tra cui una crociera del cambio, il rallino della frizione, la rondella per chiudere il multiplo, un O-ring del coperchio frizione, la piastrina per tenere i cavi delle marce, la sicura del quadruplo. A completare abbiamo i cuscinetti multiplo, ruota posteriore, asse ruota e qui i cuscinetti dedicati Pinasco. Ricordo che questi carter montano dei cuscinetti maggiorati che montava di serie la Vespa T5, quindi sono dei cuscinetti comuni nel mercato e che Pinasco ha scelto di mettere nei suoi kit più performanti, e devo dire che la scelta è stata molto molto azzeccata. Qui abbiamo il coperchio frizione di Pinasco, valida alternativa rispetto al coperchio piaggio. Cos'ha di differenza? Ha queste alette che hanno una dissipazione diversa del calore, ma tutto sommato fa la stessa funzione rispetto all'originale. Avendo fatto un motore Pinasco, abbiamo pensato sia bene il caso di metterci il suo coperchio dedicato. Proseguiamo. Airbox Pinasco, studiato per metterlo qui, permette un flusso d'aria maggiore all'interno della camera e anche qui va ad accompagnare il discorso della preparazione Pinasco. Qui andiamo sul discorso cambio e qui abbiamo la primaria con parastrappi 2264 a denti dritti. Per frizione, quelle più moderne a 8 molle. Adesso voglio arrivare a discorso frizione. Per questo tipo di motore, tutto Pinasco, è stato scelto un tipo di frizione della concorrenza di Malossi. Discutendo col cliente, ha trovato conveniente questo tipo di frizione, la reputo molto valida e quindi sarà uno dei pochi componenti non Pinasco all'interno di questa configurazione che abbiamo scelto di fare per Giuseppe. Quindi qui abbiamo il kit dischi con le molle rinforzate. A completare abbiamo
il cestello rinforzato con il suo boccolo. E per finire l'accensione, in questo caso è stata scelta una Flytech Pinasco da 1,4 kg. Ed eccola qui l'accensione. Non ha bisogno di presentazioni, è un'accensione nel mercato da diversi anni, affidabile. Il bello di Pinasco è che viene fornita con diversi pesi. Questa non è la più pesante, ma abbiamo pensato fosse meglio mettere quella da 1,4 kg al posto di quella da 1,6 kg su un motore con questo elevato numero di giri. A completare l'accensione c'è la bobina, importante utilizzare questa, non usatene altre, e il regolatore di tensione. Ed eccoci qui in tutto lo splendore di questa configurazione. Allora voi vi direte perché ho scelto ad esempio la frizione. La frizione è stata scelta una frizione di altra marca per il semplice fatto che la frizione Pinasco della versione 8 molle monta dei dischi un po' particolari, una frizione anche particolarmente costosa, e Giuseppe per un insieme di motivi mi ha detto: guarda Stefano, mettimi una frizione di altra marca in modo che posso utilizzare componentistica originale qualora ne avessi bisogno. Andiamo al discorso accensione. Abbiamo scelto un'accensione da 1,4 kg, è 1,4 kg e qualcosa, per dare meno sforzo ai cuscinetti soprattutto. Per un uso come sarà utilizzato questo motore va più che bene. Diciamo che più il volano è pesante su un motore turistico, un motore da raduno, meglio sarebbe, perché abbiamo la forza della ventola che dà un po' di forza al motore appena si molla la frizione, cosa che invece qui con un volano leggero così il minimo rimane lì, ma bisogna sempre dargli il filetto di gas appena si molla la frizione, sennò muore il motore. Sempre il discorso trasmissione. Non aveva senso andare a mettere componentistica particolare del cambio. Abbiamo lavorato sulla ingranaggio frizione parastrappi montandoci un 2264 che è in base alle esperienze che abbiamo avuto è un buon compromesso per questo tipo di preparazione con questo tipo di scarico, perché se montava uno scarico di quelli più performanti addirittura dovevamo accorciarle. Per il discorso componentistica che dicevo prima, leva frizione, stelo comando, rigorosamente originali. Costano parecchio, però ad esempio questo componente qui, c'è un componente che costa 20 euro, ce l'ho anch'io nel catalogo, ma sinceramente non è che lo amo proprio come prodotto. Questa è quella corretta per quando si fa un motore con una spesa del genere. Idem lo stelo, sono gli steli originali Piaggio, hanno una resistenza veramente maggiore rispetto agli steli di concorrenza. Il carburatore è stato scelto un 26, Pinasco a catalogo anche un 28, però il 26 era il miglior compromesso per un tipo di preparazione di questo tipo. Però sappiate che c'è anche il 28 per chi vuole salire con la misura del carburatore. Allora adesso voi vi chiederete: ma cosa costa fare un motore di questo tipo? Voi calcolate che a oggi, agosto 2024, una configurazione di questo tipo ha una spesa che si aggira intorno ai 3.800 euro. Ovviamente, dov'è che si può risparmiare? Voi che mi guardate, clienti che mi scrivete, mi dite sempre: ma non si può spendere meno. Allora sì, si può spendere meno, perché ad esempio, se si ha un motore donatore, lo chiamo così, si può risparmiare veramente diverso denaro. Esempio, cambio incide circa 400 euro, cambio quadruplo, minuteria interna, la frizione, il coperchio della frizione, il leveraggio, la scatola del carburatore, tutta quella minuteria interna che portano a 5 pagine di materiale sulla nostra picking list, si possono veramente ridurre a poco più di una pagina. Si può risparmiare ad esempio albero motore. Uno, se monta un albero motore meno performante, non Pinasco, può risparmiare. Idem per il cilindro, idem per lo scarico. Quindi mi riallaccio al discorso che dicevo prima, che le soluzioni sono infinite. Qui abbiamo la soluzione Pinasco
per un motore 225. Se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Se hai un amico interessato ad una configurazione del genere, lasciagli il nostro contatto. E come dicevo prima, le configurazioni sono infinite. Lo scopo di questo video è l'idea di spesa di un motore di questo tipo. Al prossimo video. Un saluto a tutti. Yeah.